Nona domenica dopo Pentecoste. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta una apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che cosa pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti son perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. La prima lettura della messa di questa nona domenica dopo Pentecoste è tratta dal secondo libro di Samuele. Samuele è stato sacerdote, giudice e profeta e ha scritto la storia di Israele dall'anno 1080 all'anno 1000 avanti Cristo in due libri. Nel primo libro parla prevalentemente del primo re di Israele, nella persona di Saul, mentre nel secondo libro, da cui è tolto il brano di oggi, parla prevalentemente di Davide, che è stato il secondo re di Israele ed è diventato nei secoli la prefigurazione del Messia, il vero e unico re di Israele e del mondo. Davide è stato un capo militare, un grande condottiero, ma anche un grande peccatore. Il suo peccato è consistito nel fatto che si era invaghito di una donna bellissima, Betsabea, moglie di un suo combattente, Uria l'Ittita. Si unì a lei ed ebbero un figlio. Per mascherare questo evento, ha fatto richiamare dal fronte Uria perché si unisse alla moglie e si attribuisse la paternità del figlio di Davide. Uria tornò dal fronte, ma si astenne dall'unirsi a Betsabea, per cui Davide rimaneva ancora scoperto. Allora fece in modo che Uria fosse richiamato al fronte e combattesse in prima fila, in modo da rimanere sicuramente ucciso. Così avvenne. Ma il rimorso per il grave peccato perseguitava Davide. Dio, attraverso il profeta Natan, l'aveva minacciato addirittura di morte per fargli espiare il peccato. Ma Davide si pentì e ottenne il perdono. È commovente la conclusione del brano. Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai». Quale insegnamento traiamo da questo episodio? Ci indica ciò che avviene anche per noi ogni volta che ci confessiamo.
L'elemento più importante nella confessione è il pentimento dei peccati, ossia il rincrescimento per aver offeso Dio, nostro Padre, infinitamente buono con noi. Quando siamo veramente pentiti dei nostri peccati, scatta automaticamente il perdono di Dio. Davide ha riconosciuto, senza troppe parole, di aver sbagliato e Dio gli ha accordato, senza nessuna parola, il perdono. Quando andiamo a confessarci, non preoccupiamoci tanto delle cose da dire, anche se hanno la loro importanza, ma soprattutto di compiere un atto di umiltà e di fiducia nel Signore. Questa è la confessione. Non è il sacramento del timore, della paura, ma della fiducia nel perdono del Signore, il quale non aspetta altro che di ristabilire l'alleanza battesimale, la sua amicizia con noi, suoi figli. La confessione è chiamata anche la festa del perdono, perché è una festa, una gioia per noi e soprattutto per il Signore, donarci il suo perdono, il suo conforto e il suo abbraccio paterno. Chi ama la confessione, chi si confessa spesso e bene, fa grandi progressi nella vita spirituale. A questo punto possiamo collegarci con il brano di Vangelo di Marco, che racconta l'episodio del paralitico guarito e perdonato da Gesù. Sorvoliamo sulla scenografia del miracolo. La casa, il tetto scoperchiato, la barella, i portatori, la folla, eccetera, per soffermarci sulla cosa più importante del fatto. Gesù, nei confronti del paralitico, compie due miracoli. Quello della guarigione fisica, ridonandogli la salute, e quello della guarigione spirituale, con il perdono dei peccati. Il primo miracolo è in funzione del secondo, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Il peccato è un'offesa fatta a Dio, per cui solo Dio può perdonare i peccati. Giustamente gli scribi che hanno assistito al miracolo hanno pensato che Gesù bestemmiasse, esclamando: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E Gesù guarisce il paralitico proprio per dimostrare che lui è Dio, il Figlio di Dio. Bisognerà attendere la sera di Pasqua perché Gesù istituisse il sacramento del perdono con le solenni parole pronunciate nel Cenacolo. Ricevete lo Spirito Santo, quello che voi legherete sulla terra sarà legato anche in cielo, e quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche in cielo. Con queste parole Gesù conferiva agli apostoli e ai loro successori il potere di perdonare o di non perdonare i peccati. San Paolo, rivolgendosi ai membri della comunità cristiana di Corinto, dice: siamo i vostri servitori a causa di Gesù. Siamo i vostri servitori, non padroni, non dominatori, perché uno solo è il padrone di tutti e di tutto, Dio, rivelatosi in Gesù, creatore, salvatore e giudice di tutti gli uomini. Siamo vostri servitori a causa del Vangelo, in quanto abbiamo l'obbligo di annunciare, di far conoscere a voi e a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza portato da Gesù. San Paolo però si mostra consapevole dei limiti che ha in quanto persona umana e in quanto apostolo. Sa che porta grandi tesori in vasi di creta. Conosce la sua debolezza, la sua povertà e quasi la giustifica, asserendo che Dio si è comportato così perché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi.
È facile applicare questa espressione di Paolo alla nostra situazione attuale e in particolare riferirla agli uomini di Chiesa, i nuovi apostoli, ai consacrati, al Papa, ai vescovi, ai sacerdoti. Spesso ci lamentiamo per i difetti che scorgiamo in loro, ma noi consacrati per primi siamo consapevoli di portare grandi tesori in vasi di creta, non per giustificare il nostro limite, ma per invitare tutti voi alla comprensione e alla preghiera. Anche i consacrati sono uomini. Il Signore avrebbe potuto affidare questi tesori agli angeli, così non avrebbe avuto noie da nessuno. Invece ha scelto volutamente degli uomini, sapendoli limitati e peccatori. E ha fatto questo per far risaltare maggiormente la sua onnipotenza. Dobbiamo allora sforzarci di guardare al Papa, ai vescovi, ai sacerdoti, non solo con gli occhi del corpo, ma con quelli della fede, vedendoli come i messaggeri di Dio che posseggono beni spirituali enormi, incomprensibili agli stessi detentori. Ecco perché il saluto migliore da rivolgere al sacerdote è: sia lodato Gesù Cristo, dimostrando con questo saluto di riconoscere sotto la scorza umana del prete la persona di Gesù. Conclusione. Prepariamoci a festeggiare domani con tutta la Chiesa l'Assunzione della Madonna in cielo con l'anima e con il corpo, segno di fiducia e di speranza per tutti noi credenti. La festeggeremo con tutti quelli che sono in vacanza e anche con chi è rimasto a casa per forza maggiore. Tutti ci ritroveremo presso la chiesetta del Pasquè per onorare la Madonna con la Santa Messa e la processione. Maria Assunta doni a tutti e a ciascuno la sua materna benedizione.